Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Oggi, come vedete, siamo qui con un nuovo video opinione. Video opinione in cui parleremo di Jurassic Park, film molto, ma molto vecchio, che io ho visto soltanto adesso. Film della serie dei Goonies, ovvero che non ho mai visto e che ho recuperato soltanto adesso. Non mi linciate, però ho perso molto del passato. Comunque, finalmente sono riuscito a recuperarlo. L'ho recuperato grazie a Netflix, che in questo momento ce l'ha, se non sbaglio, ancora all'interno del catalogo, quindi ottimo. E una doverosa premessa da farvi è che io avevo già visto Jurassic World, il primo Jurassic World, e onestamente non mi era piaciuto così tanto, non mi aveva fatto impazzire, però comunque il mood generale mi piaceva e quindi volevo appunto recuperare Jurassic Park, anche perché tutti mi dicevano che era meglio, la colonna sonora che io sentivo di continuo la amavo, quindi l'ho recuperato e devo dirvi che mi è piaciuto davvero tanto. Mi aspettavo che mi sarebbe piaciuto, infatti ci sono andato molto tranquillo, con aspettative anche abbastanza normali, perché sapevo che sarebbe stato molto meglio Jurassic World e che già con la colonna sonora l'avrebbe superato di gran lunga, e mi è piaciuto davvero tanto. I personaggi mi sono piaciuti di più rispetto a Jurassic World, anche se Chris Pratt è sempre nel mio cuore. E per quanto riguarda gli effetti speciali, per esempio, non mi aspettavo fossero così tanto reali all'interno di un film degli anni, se non sbaglio, 90, e quindi assolutamente soddisfatto di quello che ho visto. E per quanto riguarda la trama, è molto molto semplice. Viene costruito questo appunto parco divertimenti in quest'isola, in cui principalmente si mostrano i dinosauri che sono stati ricreati proprio come se fossero come se fossero reali. Rispecchia una vera e propria mostra di dinosauri più che un parco divertimenti. Comunque i nostri protagonisti saranno tenuti a fare questa prova, prima ancora che aprisse il parco, del giro appunto panoramico che offre quest'ultimo. E in questa prova ovviamente ci sono delle cose che portano a diverse conseguenze che vedrete all'interno del film. Lo so, è un film abbastanza vecchiotto, quindi potrei fare spoiler, però preferisco non farli e darvi appunto spazio a chi non l'ha visto di andarlo a vedere e non rovinargli la visione. Per il resto non ho molto altro da dire. Jurassic Park è un film che ormai è diventato un classico. Avevo bisogno di recuperarlo assolutamente, perché nel mio bagaglio culturale ne avevo bisogno. Sono felice di averlo recuperato e alla fine di questo video vi faccio vedere una cosa che non c'entra nulla, che è la versione speciale, la Collector Edition del Blu-ray di Jurassic World, con, come vedete, i due pocket, due portachiavi di Chris Pratt e Blue da Jurassic World. Ovviamente non c'entra niente fino a un certo punto, perché comunque è sempre inerente alla saga di Jurassic Park, però ve lo volevo fare vedere perché comunque non so se avete già visto il video unboxing in cui ve lo faccio vedere in dettaglio, ma se non l'avete già visto questo è uno spoiler, quindi perfetto. Comunque il video si conclude qui. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi se non l'avete già fatto, di seguirvi in tutti i social e su Twitch se volete vedere live inerenti al gaming. E per il resto ci vediamo a un prossimo video e ciao a tutti.